Che calcio è vita? E senza la sua vita, se non fossi immerso nella vita, non sarebbe il calcio che amiamo, non sarebbe questo sport con le radici così profondamente popolare. Non può risolvere né dirimere controversie internazionali, ma può inviare messaggi importanti. E soprattutto può dare risalto ai valori fondanti dello sport e può esportarli. Siamo qui per dare un messaggio a tutto il mondo, perché io credo, almeno personalmente, sempre ho creduto che sport fa troppe cose belle. Purtroppo in Iran non abbiamo molte scelte su quello che vogliamo fare, soprattutto su sport, anche se vuoi fare dovresti avere velo, prima cosa. Non puoi essere così, andare in campo, giocare, in qualsiasi sport, no? Quindi credo, essendo qui, essere insieme, giocando, a divertire. Calcio in questo momento, in questo caso parliamo di calcio, che ci ha fatto avvicinare molto. Io sono una iraniana, una rappresentata delle donne che purtroppo sono lì. Io sono stata fortunata, sono stata qua e adesso vi sto parlando. Per me è stato molto bello essere in campo, ho capito come sono, chi sono, quante possibilità, quante potenziali ce l'ho, sai? Che credo tutti abbiamo, no? Ma per noi è ancora un po' male, perché te l'ho detto, ti ripetono di non crederci, perché non conviene. Se tu ci credi su di te, se parli, se studi, se capisci, se riesci a spiegare, non va bene per loro. Credo con sport possiamo, e abbiamo ancora troppe chance. Ancora una volta lo sport sociale, lo sport per tutti dell'UISP scende in campo per dire no ad ogni violenza, per dire no ad ogni discriminazione. Lo facciamo in questo mese particolare, novembre, ci avviciniamo alla data del 25, importante per lottare tutti insieme contro le violenze sulle donne. Lo facciamo in questa seconda edizione della partita della parità e del rispetto, oggi ospitati a Roma nello splendido contesto del circolo sportivo della RAI. Lo facciamo insieme ancora una volta ad Amnesty International, ad AIC, ad Assist, a Sport for Society, ad Usigrai. E ancora una volta, ecco, per, come dicevo, contrastare ogni forma di discriminazione. Lo sport per tutti scende in campo in modo particolare per sostenere le donne iraniane. Oggi siamo qui alla partita della parità del rispetto al fianco della popolazione civile iraniana che dal 16 settembre è scesa in piazza per chiedere libertà e rispetto. È importante giocare a calcio perché il linguaggio del gioco del calcio arriva nel cuore e nelle anime di tutte e di tutti. L'anno scorso abbiamo combattuto per le donne afghane, quest'anno per le donne iraniane, ma la battaglia per la parità, per la giustizia di genere è ancora lunga e quindi avremo bisogno di continuare oggi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, affinché la parità sia effettiva. This is a valuable moment for me to speak out on behalf of women in Iran that are oppressed for so many years. It's really grateful to see that here people care about what's going on in Iran. There is a human rights crisis in Iran right now, and it's very hopeful for me to see that people are speaking out about this situation, and they are actually talking about women rights, human rights. And I'm happy to be part of this game, to speak out for my country, for the people of my country.